Roberto Mandi, che è il direttore artistico di questa quarta edizione di Prunella Teatro, una manifestazione che ormai da 4 anni attira tantissimo pubblico qui a Melito Porto Salvo, una kermesse per quanto riguarda le compagnie teatrali amatoriali, che quest'anno vedrà impegnate compagnie di teatro amatoriale di 3 regioni. Ci dici un po' il programma di questa quarta rassegna Prunella Teatro? Bene, la quarta rassegna Prunella Teatro, come hai detto tu, giustamente, si è allargata, sta diventando manifestazione ormai di interesse nazionale. Siamo riusciti a coinvolgere 3 regioni, Calabria, Sicilia e Campania, per una manifestazione che si spera sia veramente all'altezza del pubblico presente. Sono tantissime le persone, noi iniziamo stasera con la prima volta in assoluto a Melito Porto Salvo, sembra strano, ma Blue Sky di Reggio Calabria, di Mimmo Raffa, un'associazione, una compagnia teatrale blasonata, 30 anni di esperienza, non si era mai esibita a Melito Porto Salvo. Siamo riusciti ad averla qua, anche grazie a un piccolo sacrificio, dei contatti avuti direttamente con Mimmo Raffa, e siamo veramente onorati di poter iniziare questa rassegna con Mimmo Raffa questa sera e Blue Sky, il cabaret. Domani sera toccherà a noi, sempre alle 22, ci sarà il debutto del mio ultimo lavoro, I Bracciali Miracolosi, che la Nuovo Teatro Aquila metterà proprio in scena per la prima volta. La terza serata andremo a coinvolgere la compagnia che arriva direttamente da Giuliano, in provincia di Napoli, la Campania. Maghi Moffafà, vengono a presentare un lavoro di Fayed dal titolo Agenzia Investigativa. Poi giovedì andremo dalla Campania, arriveremo in Sicilia con la compagnia del Teatro Stabile Nisseno, con Io non sono così, una commedia esilarante. Anche qui siamo andati a vederli all'opera perché ce ne parlavano bene, ma volevamo proprio renderci conto dello spessore artistico, che vi assicuro è di altissimo livello. Poi venerdì il grande ritorno di Piero Procopio, ormai da 3 anni un habitué. Piero Procopio è l'associazione Hercules di Catanzaro, in Troni e Lampi, e concluderemo sabato, sempre con una compagnia della Calabria, però di Ciro Marina, dunque si può dire un viaggio perché la Calabria da una parte all'altra, e con la commedia I Gemelli di Crimsa, elaborato da Gianni Malena, anche questo molto spazzoso. Roberto Mandica, quindi, oltre ad essere il promoter e l'organizzatore della rassegna, sei anche autore. Sei autore di commedie ormai da 3 anni, se non sbaglio, scrivi. Su che cosa si basano i tuoi lavori? Sono sempre in dialetto, naturalmente, in dialetto calabrese. E sono spaccati di vita, non c'è una. Quando inizio a scrivere non c'è. Non mi siedo a dire scrivo questo, inizio a scrivere e poi da lì parte tutta la storia, che cerco sempre comunque di fare dei lavori spassosi, anche se poi tanto debbo alla regia di Pino Carella nei miei lavori, che riesce poi a armonizzare un po' tutto, i personaggi. E questa I Bracciali Miracolosi che vedremo in scena domani, ci puoi dare qualche anteprima oppure? Beh, è una storia di paese, una piazza proprio, dove questo paesino viene, diciamo, scosso dall'apertura di un studio di magia. Un mago apre il suo studio e da lì nascono delle gag esilaranti con un messaggio finale che poi è quello, insomma, della storia, che non vi dirò certo stasera. Ok, noi seguiremo con Ta Calabria tutta questa manifestazione, un in bocca al lupo mi metto a fare la parte del cittadino melitese, ecco. Grazie a Prunella Teatro per le serate di cultura, perché il teatro è cultura che regala a Melito tutta. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie. Questa sera si esibirà la compagnia Blue Sky di Reggio Calabria con la commedia brillante che si intitola Me Socera Cerca Marito, più o meno.
ognuno, dipende da ognuno di noi. Bene, adesso prima di lasciarmi alla barzelletta di Pippo. No, no, questa è la tua maestra di casa. Senti. Caro fratello Carbonelli, ti scrivo queste poche righe perché lo sappia che ho scritto. Se ricevi questa lettera, vuol dire che ti è arrivata. Se non la ricevi, fammelo sapere, così te la rimando. Ma si misura, vero? Sì, sì, aspettate, aspettate una fine. Bella. Io scrivo lentamente perché so che tu non sai leggere in fretta. A proposito, l'altro giorno ho letto sul giornale che molti incidenti capitano entro un raggio di un chilometro, così ho deciso di traslocare un poco più lontano. La nuova casa mia è meravigliosa, c'è pure la lavatrice, ma non so se funziona. Proprio ieri ci ho messo dentro il bucato, ho tirato l'acqua e il bucato è sparito completamente. Ti informo che tuo cugino Pasquale, detto Picarazza, ha trovato un buon lavoro. Adesso lucca 500 persone sotto di lui. Infatti taglia l'erba al cimitero. No, no, è un bello mistero e soprattutto molto silenzioso. Veramente, il Giuseppe mi parla di morte. Ma non c'è nessun dubbio, no? Ma comunque, aspetta un attimo, guarda, appunto, di un po' caro fratello Cardeneri, a proposito della giacca che mi avevi chiesto, lo zio Pietrino mi ha detto che spedirla con i bottoni sarebbe costato molto caro per via del peso dei bottoni. Allora, io su se pensi di impicciarle di nuovo, ti dico che li ho messi tutti nella tasca interna. A proposito, se vedi a Margherita, me la saluti, se non la vedi non gli dire niente. Ora ti devo lasciare perché devo correre all'ospedale, perché c'è nostra sorella che sta per partorire. Ma non sappiamo ancora se avrà un bambino o una bambina. E tu non ci avvisi se sarà il figlio o il figlio. Ti mando un forte abbraccio da me che sono tua sorella. A proposito, volevo mandarti un po' di soldi, ma avevo già chiuso la busta. Bella. Ma chi è questa lettera? No, poesia ci scrivi. Ma quando d'amore! Non sono comunque sentito, come state? Decide. Potete stare meglio, vero ma? Non ne lamentiamo, c'è gente che sta per di noi. Un po' di filo. Che volete? Che così gente c'è, insomma, dai. Così. Sciocchezzuolo. Hai un po' di ceco, un colesterolo viato. Però i trigliceridi modestamente sono più chiari ancora. Non è male. Sto fanno competizioni. Io, a notte, quando non mi piglio catarro, dormo. Fare ogni tanto sporco ammullati che ci volete fare? È ancora presto per il Bettino, ma sì, non sono quello che ti quando ci saluta tutti il resto va a essere salvato ci sono tutti i problemi quanto è fino e quanto è notte. Ecco
com'è scolorito un tagliatano. Silvia! No, dire Mari! Guarda, guarda. Avete più personale ad abbonarmi i tortaggi. A poi abbonarmi quando era malato. Io sì, con un soffato. Ma non riusciva neanche a notare la figlia mia. Ma guarda, non riusciva, guarda, niente.